Cormac McCarthy, il grande scrittore americano autore della strada non è un paese vecchi e più recentemente del passeggero, martedì all'età di 89 anni, era noto, tra l'altro, per aver presentato i suoi romanzi, aver firmato copie dei suoi libri, scrive giornali a rapporti con altri scrittori. Non si è nemmeno lasciato intervistare, salvo rare eccezioni. In 58 anni di carriera aveva accettato di parlare un importante quotidiano solo tre volte, con New York Times Magazine 1992, Vanity Fair 2005 e Wall Street Journal 2009, e solo una volta in televisione, 2007 la famosa conduttrice Oprah Winfrey, che aveva scelto The Road come lettura per suo influente club del libro. Proprio parlando con la Winfrey della riluttanza a rilasciare interviste ha detto «Penso che non facciano bene alla testa». Passi molto tempo a pensare a come scrivere un libro, probabilmente non dovresti parlare di come lo fai, piuttosto devi farlo. Questo atteggiamento, sebbene comune ad altri scrittori, contraddistinse anche McCarthy perché in genere negli Stati Uniti autori molto apprezzati a livello letterario hanno una grande popolarità personale. McCarthy non era timido, né schivo come altri celebri scrittori statunitensi, come J.D. Salinger, l'autore Young Golden, che dal 1965 al 2010, anno della sua morte, rifiutò sia di apparire pubblicamente sia interagire con i lettori e in stampa e pubblicare altri romanzi o racconti. O come Thomas Pynchon, che non ha mai voluto essere un personaggio pubblico e di cui si conoscono solo poche prime fotografie. Come ha detto a Winfrey, McCarthy non aveva nulla contro la stampa e i mass media, ma pensava che le interviste fossero una perdita di tempo al lavoro. Da quelli concessi, però, possiamo intuire qualcosa su chi fosse in particolare lo scrittore appare molto simpatico, un'immagine apparentemente molto lontana dalla cupezza dei suoi libri che spesso parlano del male e della sua ineluttabile presenza nel mondo. È anche chiaro cosa pensasse del suo lavoro, anche se ha risposto alle domande in merito in modo piuttosto laconico. «Non riesco a spiegare come si crea un romanzo», disse ad esempio al Kingsport Times News, un giornale locale del Tennessee, nel 1973, «è come il jazz. I musicisti creano mentre suonano e forse solo chissà come può capiscilo». Disse alla Winfrey che quando iniziò a scrivere non aveva un piano preciso, «devi semplicemente credere in quello da cui vengono le parole», che nella sua idea di lei era l'inconscio. Al Wall Street Journal nel 2009 disse di essere interessato a scrivere racconti, ma solo romanzi, perché tutto ciò che richiede anni di vita e che ti spinge al suicidio mi sembra valga davvero la pena. Dal 1968, quando pubblicò il suo secondo romanzo The Dark Outside, al 1980, cioè un anno dopo la pubblicazione di Sutree, il quarto, McCarthy parlò in almeno 10 occasioni con giornali locali del Kentucky e del Tennessee, stati in cui aveva vissuto e aveva degli amici. Queste prime interviste sono state rare.